Beh, penso che sia un libro bellissimo questo che hai scritto, perché diciamo che mette a punto la questione del marxismo in termini chiarissimi, dopo, diciamo, con il senno di poi, si può dire certamente così, il che vuol dire con tutte le critiche che naturalmente sono state fatte a Marx e al marxismo, in base al fallimento storico del progetto comunista, almeno quello che si è realizzato realmente. Insomma. È un libro molto bello perché consente a quelli, e siamo i più naturalmente, siamo quasi tutti, a quelli che non hanno letto i ponderosi e poderosi testi di Marx, di farsi un'idea chiara dei contenuti di questi libri, dei contenuti essenziali di questi libri, dei libri non solo di Marx, ma anche dei suoi seguaci, dei suoi critici, insomma, di quelli che hanno scritto sulle sue idee al suo tempo e di quelli che hanno scritto dopo anche, insomma. Quindi è una rassegna completa, molto chiara, che comprende tutte le critiche che sono state fatte, ma che mantiene, diciamo così, una esaltazione fondamentale di Marx, che è certamente giustificata se applicata a quello che anche a me sembra il vero genio di Marx, cioè l'analisi del capitalismo come di una grande mostruosità che è piombata addosso all'umanità. Ma non per caso e non semplicemente in senso disastroso, ma anzi in primo luogo, e cioè è stato riconosciuto da Marx e Engels nel manifesto del Partito Comunista nel modo più chiaro, in primo luogo come fatto di progresso della società, cioè il capitalismo. Il capitalismo ha fatto miracoli, non c'è stato niente prima del capitalismo che abbia fatto tanti miracoli in pro dell'umanità come il capitalismo stesso, ma nello stesso tempo il capitalismo ha una sua logica che non è affatto una logica umana, anzi, rispetto all'umanità è una logica mostruosa. E Marx naturalmente ha messo in luce tutti i lati mostruosi e anche inevitabili, fatali. Data la struttura, data la natura del capitalismo. Io però penso che Marx sia stato anche molto colpito, toccato, commosso, mosso nella sua grande campagna umanitaria, perché questa è la sostanza del suo spirito, del suo operato, dalle condizioni estremamente umilianti, estremamente misere a cui erano esposti i lavoratori a suo tempo, che non si possono certo paragonare alle condizioni dei lavoratori di oggi, anche se nonostante tutti i progressi, noi proprio in questi frangenti stiamo vivendo una crisi che vede molte tragedie dei lavoratori, proprio dei lavoratori. Questa crisi, il prezzo di questa crisi viene pagato soprattutto dai lavoratori, purtroppo. Rimangono senza lavoro, con famiglia, non sanno cosa fare, la cassa integrazione non dura eternamente, sono tutti disperati, sono cose che si vedono giornalmente in televisione e che spezzano il cuore se uno ha un cuore in petto. Quindi, purtroppo, in questo senso, la predica di Marx è ancora e sempre attuale, insomma. Però purtroppo Marx ha anche scatenato un fanatismo, quel fanatismo che consiste nel credere a ciò che si desidera, cioè nell'illudersi, che è una delle cose umane che sono state all'origine dei più grandi disastri, l'illusione, l'illudersi che la natura si possa facilmente cambiare, anche se Marx pensava di cambiare la società, ma purtroppo non ha tenuto conto di quelle che sono le necessità inderogabili della natura, del fatto per esempio che ogni rivoluzione è seguita sempre
una restaurazione terribile, un ripristino. Dopo quella di Cromwell c'è stata la restaurazione inglese, poi c'è stata, dopo la rivoluzione francese, c'è stato Napoleone, dopo quella comunista c'è stato Stalin, cioè è la vendetta che la natura si prende contro l'uomo che ha cercato di violare le sue leggi eterne, insomma. Che sono leggi non di pace, ma di conflitto, purtroppo, di conflitto, di urto, non sono leggi. Il mondo, diceva, lamentava già l'antico Lucrezio, non è fatto per l'uomo. E l'uomo ogni tanto ama illudersi che il mondo sia fatto per lui e che solo la cattiveria umana lo renda poco adatto a tutti i suoi bisogni e ai suoi desideri. E Marx purtroppo ha molto fomentato questa fede, questa illusione e ahimè ne sono venute fuori le catastrofi che tutti sappiamo e che ormai sono nella storia e non si possono negare. Le catastrofi che ho detto che sono ormai passate nella storia. Ciononostante, questo libro, ripeto che è un bellissimo libro, scritto anche molto bene, con grande chiarezza, con grande completezza e, come già ho detto prima, aiuta coloro che vogliono veramente sapere le cose con rigore, con completezza e che però non vogliono leggere le migliaia e migliaia di pagine di Marx e di tutti i marxisti che sono venuti dopo di lui, insomma. E anche per capire le molle che hanno diciamo, iniziato questa grande rivoluzione che comunque c'è stata e che ha avuto anche certamente grandi effetti positivi che si possono riassumere nella coscienza sindacale, nei sindacati, cioè nella creazione dei sindacati. I lavoratori non sono più carne da cannone, o almeno per la legge, insomma, hanno dei rappresentanti che si battono per i loro diritti, che difendono i loro diritti. Tutto questo noi lo dobbiamo a Marx. Secondo me, Marx e Nietzsche sono i due estremi rappresentanti, uno della sinistra e uno della destra, perché Nietzsche ha creato, pur seguendo semplicemente un percorso personale, filosofico e solitario, ha finito col creare, senza volerlo e senza saperlo, il cuore del fascismo, che poi è esploso decenni anche dopo, quando cioè la filosofia è scesa dall'Olimpo nel popolo e fino anche alla fine nei porci, cioè nei nazisti, eccetera. Insomma. Però Marx è l'espressione del corno sinistro, insomma, e Nietzsche il corno destro, di questa divaricazione che si è creata per la vecchiaia della civiltà cristiano-europea, come io la chiamo, cioè la civiltà dell'Occidente, che come tutte le cose che invecchiano, perde il senso, la potenza di unificare e quindi ci sono le divaricazioni in poli opposti di quello che prima si intrecciava in modo unitario. Questa è un'idea che Hegel ha spiegato e esposto molto bene, insomma, che tutto quello che esiste, esiste per il prevalere di una forza unitaria su forze contrastanti. Ma nella vecchiaia questa forza unitaria si indebolisce e viene sempre più meno, per cui le forze contrastanti cercano spazio ciascuna per conto suo e i poli opposti. E quello che è avvenuto con la sinistra e con la destra in Europa, da una parte tutto il movimento, diciamo, socialista in senso lato, della sinistra, insomma, che applica i nuovi valori creati dalla civiltà europea in contrasto con quella antica, e invece dall'altra parte la destra conservatrice che tende a ripristinare i valori pagani dell'antichità, cioè aristocratici, dell'elite, del superuomo, del Gewaltmensch, dell'uomo forte che controlla le masse, che domina le masse.